coach, che vittoria incredibile, una vittoria sofferta, arrivata grazie a tantissima intensità, però soprattutto nel secondo tempo non abbiamo mai mollato neanche sotto i 13 punti. Beh sì, grande vittoria perché giocavamo contro il miglior attacco di tutto il girone A, non sono quarti così, c'era un motivo, perché sono forti fisicamente, giocano bene insieme da tanti anni e quindi era importante tenere intensità ma anche acume tattico, perché abbiamo anche fatto quello che abbiamo preparato in pochi giorni, cambiando difese e accennando anche una matchup sulla zona, e quindi sono molto contento di questa vittoria, perché abbiamo tenuto, non avendo tanto qualità offensiva, non siamo una squadra da 80 punti, 90 punti, siamo una squadra che segnava fino all'ultima settimana 58 di media, quindi è chiaro che bisogna migliorare la difesa e questo oggi è stato fatto. Lo ha proprio detto lei, la differenza poi a un certo punto l'ha fatta l'intensità difensiva che hanno messo i ragazzi in campo, tante palle recuperate soprattutto dai piccoli che sporcavano palloni, hanno recuperato tanta transizione, è stata forse questa la chiave di questa partita. Sì, come dicevo prima, la tattica difensiva, l'intensità, palle recuperate, ci siamo buttato in attacco, è chiaro che non siamo stati lineari anche perché abbiamo giocato con 2-3 attacchi nuovi. Non ne abbiamo nel nostro playbook, ce ne saranno molti di più e quindi loro a un certo punto si adeguavano, usavano anche grande fisico, cambiavano sistematicamente, però abbiamo retto, abbiamo fatto anche delle scelte discrete, abbiamo lottato e in difesa, come dici tu, è stata vinta la gara. Ad un certo punto in telecronaca non si sentiva la voce del mio collega a fianco, il calore del palatore è stato incredibile, soprattutto nel momento di difficoltà, fra terzo quarto e quarto quarto, e poi alla fine la tanta pressione dei tifosi, anche sui tiri liberi avversari, ha indotto agli errori Alba. Sicuramente sì, ringrazio il pubblico di Torre, mi ricorda grandi cose fatte in passato, quindi l'area di Sicilia a me mi porta bene, speriamo, non ci illudiamo però che questa non deve rimanere una singola partita giocata in questa maniera, noi dovremo per salvarci giocare tutte le gare così, secondo me ce la possiamo fare, poi se ci sarà anche qualche innesto magari possiamo anche giocare a fare qualche punto in più in attacco.